Una visita col ministro a Castel dell'Ovo, ci sono progetti in campo che potete realizzare insieme con il ministero? Ma innanzitutto oggi una visita importante a Napoli del ministro Franceschini, al quale ho presentato il nuovo sovrintendente del San Carlo, Stefan Lisner, quindi insomma dà la cifra della rilevanza dell'operazione che abbiamo messo in campo. Poi con il ministro abbiamo fatto una visita accurata a Castel dell'Ovo, perché abbiamo deciso insieme un processo di valorizzazione e di ristrutturazione di Castel dell'Ovo per un uso governativo da un lato e congiunto di tutti gli spazi del castello, in modo che insieme decideremo che fare, dalle mostre di livello nazionale che verranno portate più qui, ad eventi anche di tipo attrattivo, culturale, sociale, per una fruizione sempre più popolare e collettiva del castello. Questo sarà fatto in tempi rapidi, l'obiettivo è firmare l'accordo entro l'anno. Poi abbiamo avuto modo anche di discutere e entrare più nel dettaglio sulla Floridiana, dove ho apprezzato la disponibilità del Ministro a trovare immediatamente risorse, a lavorare insieme per la manutenzione ordinaria, per la custodia e la vigilanza. Quindi direi piena sintonia sulla valorizzazione culturale di luoghi belli e strategici della nostra città, anche per far accrescere sempre di più la potenzialità culturale e turistica della nostra città.